Buongiorno a tutte e a tutti, buona domenica innanzitutto e ringrazio il professor Manghi che si è reso disponibile per l'incontro di oggi per riflettere intorno ai temi della fraternità che stiamo approfondendo in questi mesi che ci porteranno al congresso di Assisi del club ecologici territoriali, degli alcolisti in trattamento, un'occasione aperta all'esperienza udoliniana che ormai si ripete da 29 anni, mi pare, no? Sì. Al prossimo saremo al 30esimo. Ah no, ma questa è la 30ª Questa è la edizione. 30esima edizione e quindi è un'occasione molto importante, corroborati anche dall'enciclica di Papa Francesco, senza nessuna intenzione confessionale, senza escludere naturalmente per i credenti la dimensione religiosa e anche potendo usufruire del bel testo che è stato curato da Martin Grosso e da Sergio Manghi, Laboratorio Fraternità di Parma. È chiaro che in una giornata sola non possiamo esaurire un tema tanto complesso che abbiamo anche iniziato giovedì scorso nell'incontro con Padre Danilo Sarezza, nel quale è presente anche Sergio, e che dovremmo riprendere ad approfondire relativamente alle domande che sono emerse da quella riflessione francescana. È un tema apparentemente molto difficile, anche se viene introdotto dalla semplicità di una frase che è il titolo di questo seminario e che è poi completato dall'estetica delle relazioni. Benvenuto febbraio, Ci insomma, sono ci ancora i sono bucaneve. ancora i bucaneve, ci sono, l'abbiamo documentato all'inizio con la condivisione schermo, abbiamo anche le campanelle, che sono molto simili ai bucaneve e che raccontano di una fertile stagione nella pienezza dell'inverno, non per un mutamento climatico, ma per una perseveranza della natura nonostante gli interventi umani che manomettono o cercano di farlo maldestramente anche la regolazione naturale del clima. Non siamo meramente dei naturalisti, siamo convinti che la visione antropologica comunque debba essere rispettata come punto di vista, non come assolutizzazione dell'esistenza, ma neanche come luogo che dobbiamo reprimere e annullare. Noi ci siamo, stiamo facendo molto del male al pianeta e ci stiamo anche comportando decisamente male perché approfondendo il tema della fraternità oggi, nel quale si manifestano le peggiori manifestazioni dell'umanità, con la prova muscolare dell'Ucraina, che è molto vicina alla nostra, realtà e che esprime in pienezza, io credo, la stupidità umana, sostanzialmente. Poi dietro ci possono essere grandi proposizioni tecnologiche e militari, ci può essere anche l'idea di una strategia raffinata del mondo politico. I grandi strateghi molto spesso sono semplicemente delle persone stupide. Stupide che naturalmente hanno saputo intessere carriere, sono molto spesso dei burattini al soldo di persuasori occulti sostanzialmente, di manovratori occulti, i quali fanno profitto su qualunque cosa, compresa la tragedia della guerra. Allora, con questa breve premessa, do anche una questione relativa al metodo che utilizziamo oggi, no? Darò prima di tutto ovviamente la parola a Sergio che ci introdurrà nell'estetica delle relazioni, che ci porta inevitabilmente alla nostra dimensione soggettiva e relazionale allo stesso tempo, alla percezione filtrata dalla nostra modalità interpretativa della realtà, che resta completamente soggettiva, ma che molto spesso cade trappola di una ricaduta costante, che è quella della reificazione.
della realtà, cioè nel senso che nonostante noi viviamo una dimensione inevitabilmente soggettiva, pretendiamo di oggettivare la realtà esterna e a quel punto nascono i problemi perché non riusciamo a armonizzare le relazioni sostanzialmente. E trasformiamo le nostre spiegazioni in cause certe di ciò che noi pensiamo stia accadendo. Ieri, in un incontro filosofico che si ripete da anni, chiama Questioni filosofiche presso il Centro Universitario di Padova in via Zabarella, si sta affrontando il tema del fine. Giustamente la relatrice metteva in evidenza come etia, eziologia ci riporta inevitabilmente, nel senso autenticamente aristotelico, ha a che vedere non con la causa ma con la spiegazione. Che vuol dire spiegazione, non causa. Noi l'abbiamo tradotto in causa, eziologia in campo medico è un discorso sulla causa, in realtà è un logos sulla spiegazione, cioè sulla interpretazione, che è utile naturalmente, che mi riporta poi anche a Karl Jaspers, che sottolineava come poi si corra sempre il rischio di trasformare la spiegazione nella comprensione. E in qualche modo facciamo una traduzione impropria attraverso la quale pensiamo di dire la verità assoluta. Possiamo semplicemente accontentarci di spiegare e rassicurare chi ci sta intorno, in particolare nel campo della sofferenza, del disagio esistenziale, del disagio mentale, che noi possiamo solamente dare delle spiegazioni temporanee, che poi rappresentano semplicemente delle ipotesi che vanno condivise, che devono essere sottoposte costantemente a un processo trasformativo nell'incontro percettivo dei sensi. Tutti i nostri sensi rappresentano il veicolo attraverso il quale si genera la mente, quello che Francisco Varela ci ricordava in Embodied Mind, la mente incorporata, e che ci riporta appunto a una modalità delle spiegazioni che risiedono in una condizione umana caratterizzata dall'autonomia e dall'autopoiesi, che significa non isolamento, ma attenzione molto profonda rispetto alle nostre chiusure e perturbazioni che viviamo reciprocamente. Sembra un tema molto astratto, ma in realtà se noi pensiamo concretamente a ciò che accade, per esempio, in una dimensione relazionale, un caso emblematico è sempre la famiglia, che è un laboratorio sostanzialmente della nostra cultura. Che cosa accade quando una persona è incline allo stato depressivo o è attraversato da pensieri incongrui anche a forme di atteggiamento aggressivo o a stati di intossicazione? Accade che immediatamente noi, supportati anche dal un sapere professionale che pretende di avere la verità assoluta, immediatamente si individua il soggetto che diventa oggetto e che deve essere disponibile e transitato nei luoghi della riparazione. Ecco, questo, diciamo, chiude la dimensione della relazione. Mi pare che Sergio, in un testo sulle case di comunità, abbia giustamente sottolineato che molto spesso noi evochiamo la dimensione dell'empatia, l'ha immaginata come un prezzemolo che va bene per tutte le cose, no? L'empatia è una cosa seria, ma lo è soltanto se noi facciamo sì che quella empatia non faccia altro che tradurre un rispecchiamento soggettivo nella dimensione relazionale, non è un moto dell'animo che vagheggia sentimentalismi o emozionalità esasperate. È la manifestazione concreta che noi facciamo delle forme di simulazione e di imitazione rispetto a ciò che accade intorno a noi, e però questo ci dovrebbe aprire al riconoscerci nel comportamento dell'altro come qualcosa che riguarda noi, non che noi interiorizziamo l'altro, perché mettersi sulle scarpe degli altri è sempre un'operazione piuttosto ardita e piuttosto pretenziosa. Allora, con queste
premesse da un punto di vista del metodo, faremo questa prima parte, poi converseremo con Sergio e naturalmente lo ascolteremo con molta attenzione, dopodiché faremo un intervallo e ci sarà anche poi una discussione dove tutti sono chiamati a essere coprotagonisti del percorso odierno. Ecco, una ultima cosa volevo dire. Rispetto al seminario precedente di gennaio, c'era anche ancora Sergio, possiamo ipotizzare di raccogliere delle brevi osservazioni scritte da parte di tutti per realizzare una sorta di instant book da preparare per il congresso di Assisi. Semplice, non deve chissà che cosa contenere in termini teoretici, affaticare troppo le persone. Un instant book molto semplice, una parte che abbiamo già raccolto, qualcosina che manderemo alla rivista Camminando Insieme, magari se Sergio avesse voglia di scrivere anche un articolo per la rivista Camminando Insieme, non sarebbe male se troverà il tempo per poterlo fare, ma soprattutto creare una pubblicazione, perché noi abbiamo una tradizione su questo, abbiamo una piccola collana, un po' fatta in proprio, no? La cura dell'anima, e che si è un po' bloccata a causa di questo periodo di 2 anni di, diciamo, sospensione, che però non abbiamo lasciata a se stessa. È stato un periodo molto fecondo e devo dire che lo ringrazio profondamente. Sergio Manghi ci ha molto accompagnato, soprattutto nel periodo più duro del lockdown. Questo ci ha permesso di continuare a condividere un percorso senza desertificarlo, ma facendo in modo che ci fossero nuove semine per nuovi frutti. Questo, guardate, è un aspetto molto importante anche per poter andare controcorrente, non per ragioni di natura religiosa, però io ricordo che oggi, giorno in cui contempliamo la bellezza della natura attraverso le canete o le campanelle, e nel quale ci predisponiamo all'approfondimento dell'estetica delle relazioni, estetica ed etica, due realtà che si cogenerano, a mio parere, no? In questo giorno il Vangelo di oggi parla delle beatitudini, cioè dell'andare controcorrente sostanzialmente rispetto a quelle che possono essere le suggestioni della costruzione del consenso attraverso l'inganno, perché le beatitudini parlano esattamente dell'opposto di quello che allude molto spesso il potere e la politica. Ci siamo contro la politica, tutt'altro, ma vorremmo una politica più incarnata, meno costretta dal marketing e dalla pubblicità, più radicata nelle contraddizioni della nostra esistenza. Mi fermo qui e do la parola a Sergio. Grazie. Mi sentite intanto? Sì, benissimo. Verifica microfono. Vi ringrazio sempre tanto, come sì, io non soltanto, diciamo, vi ho accompagnato, come avete accompagnato anche me, e credo che sia stato e continui a essere una bella esperienza questa dell'accompagnarci insieme. Dunque, io non ho preparato niente di strutturato, anche per ragioni molto contingenti, qui in questi giorni, in questo momento sono a Parma e ho qui, come accade non tanto spesso, i miei nipotini che vivono a Pisa, che in generale trovo lì o là, qui è più complicato. E quindi un pochino ho preparato alcune cose, ma ero molto più preso da loro, in particolare ieri da una lunghissima passeggiata, nella quale siamo stati anche abbastanza lungo,
Lorena sa di cosa parlo, nel Parco Ducale, che è un luogo importantissimo della città di Parma, fin da bambini, per giochi e cose varie, un parco enorme che è nel centro, vicinissimo al centro. E per terra c'erano una quantità, come sempre in febbraio, già a fine gennaio, magari comincia, adesso febbraio stanno dilagando, non sono bucaneve, ma sono, non so se il plurale di croco e crochi, ma sono i crocus, ce ne sono tantissimi, ne ho anche raccolti alcuni con radici, col bulbo, perché sono a bulbo, sperando che resistessero fino a stamattina, ma ho visto che portati in giro troppo tempo a passeggiare, sono appassiti, ma sarebbe piaciuto farveli vedere. Per cercare di impartire degli aspetti anche più elementari e più concreti del tema, dei temi che chiamiamo estetici, che credo siano, la parola estetica spesso ci rimanda a un generico sentire, oppure a un filosofeggiare molto raffinato, che ovviamente va fatto anche quello, io comunque non saprei fare, non essendo filosofo, tanto meno. Però credo che sia una che ci rimandi, per quel che io in questi anni un po' ho cercato almeno di capirne, ci rimanda a una condizione molto concreta, che è una dimensione proprio dell'agire pragmatica nel senso più immediato della parola. In compenso, non mi è venuto poi in mente, non ho portato il coco, però mi è venuto poi in mente che c'era la famosa poesia di Montale, in cui si diceva, che nel frattempo ho recuperato qui da internet, che è breve e vi leggo, nella quale parla del croco, addirittura si augura di risplendere, di dichiarare, altri verbi che usa, di dichiarare e risplendere come un croco. La leggo, è nota non per il croco, è nota magari per un altro passaggio che in tanti riconosceranno, anzi per l'inizio, l'incipit che è famoso, e dice: non chiederti la parola che squadri da ogni lato, l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco lo dichiari, e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba è secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ma te lo dico ogni volta, perché contemporaneamente. Scusa Sergio, era bloccato il collegamento, quindi 30 secondi. La poesia si è sentita tutta? Sì, la poesia si è sentita. Sì. Allora ricomincio da capo. Riprendo il pezzo dove parla del croco in modo bello e contemporaneamente poi introducendo un dubbio, no? Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato.
non chiederci. E conclude, ovviamente stava, non chiederci cosa voleva, a chi si stava rivolgendo. E si stava rivolgendo a se stesso, a tutti noi e a se stesso. Si stava rivolgendo a una tentazione forte che fa parte in modo molto spontaneo, credo, è quella con cui abbiamo a che fare, credo, quando riflettiamo sul tema dell'estetica, che ci viene molto spontanea in quanto siamo cresciuti in questa, nella tribù moderna occidentale, dove siamo costantemente alla ricerca della parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe. E conclude appunto dicendo: possiamo solo dirci, dirmi, posso dirmi, posso dirti, possiamo dirci ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Qui reagiva evidentemente, ma siamo ancora, credo, dentro questa problematica, queste sfide. Siamo così profondamente nell'abitudine a cercare costantemente di squadrare ogni cosa, che facciamo davvero fatica a uscire da questo. Noi dobbiamo saperlo. Ogni volta, per cercare di uscire da queste trappole, cerchiamo di pensare, in modo che crediamo che a un certo punto verrà il momento in cui l'avremo capito, e dopo, dimenticando che il momento è qui e ora, così com'è. Da questo punto di vista non lo riprendo, perché non ne sarei capace adesso, e poi lo riprenderemo più avanti, quando, come si è già deciso, ma molte delle cose che diceva padre Danilo Salez, credo, parlando di San Francesco, credo che andassero esattamente in questa direzione. No? E come va in questa direzione i versi della poetessa che avete messo in epigrafe a questo incontro, no? Benvenuto febbraio, cioè è qui e ora, questo, no? Non è, c'è la sorpresa, no? La sorpresa è qui. Quale che essa sia, molto spesso le sorprese non sono gradevoli, ma è il tentare di squadrare da ogni lato ci fa fuggire anche dalla bellezza di quello che stiamo vivendo nel qui e ora. Almeno vi parlo prima che concettualmente. Mentre parlo, sono abitato, e lo sono stato abitato in questi giorni, ogni volta che pensavo a chi saremmo incontrati su questo tema, dalla domanda anche del come a me è capitato di occuparmi, di fissarmi su questa parola estetica delle relazioni nel tempo. Non è sempre stato così. Adesso che voglio raccontarvi la mia vita. Ma non so sapere neanche come fare, ma quale, poi ce ne sono state varie, però ho la precisa sensazione, almeno, ecco, che da un certo punto in avanti, e lo ammetterei lungo gli anni Ottanta, mi si sia imposto molto di più, sempre di più, questo tema, che mi ha portato ad approfondire, soprattutto, come sapete, il pensiero di Gregory Bateson, e ho l'impressione che, per dirla nel modo più generale possibile, il processo in atto, che non fosse, tanto che non fosse solo mio, però insomma, intanto io parlo, io devo pur rendere conto anche di me stesso, ma è proprio il passaggio da un tempo lungo, lunghissimo, parliamo di secoli, che ci abita profondissimamente e che ci porta sempre a cercare di squadrare, di pensare che adesso siamo in un prima di qualcosa che verrà dopo, e che si riferisce più a una dimensione, uso qui un termine di Bateson, che richiama Bateson in un saggio, ma che è un termine di senso comune, a una dimensione più morale,
di un morale che è separato dall'estetica, mentre da un certo punto in avanti, io personalmente, ma credo come molti, si è maturata sempre più l'esigenza, non la capacità, credo, ma l'esigenza di apprendere insieme a stare nel presente, nell'incontro presente, che qui mi vengono in mente molte cose di padre Danilo, ma lasciamo stare, e tutto il tema dell'estetica che avverto nella mia vita un po' con questo senso, e lo avverto anche come un, potremmo anche dire come davvero come un piccolissimo croco o un bucaneve che nella mia, ma credo anche nella storia di tanti di noi, è appena 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 sbucato adesso. Non siamo ancora alla primavera, o forse l'inizio della primavera, ma la primavera chissà quanto durerà, perché davvero per tanto tanto tempo a questa dimensione noi ci siamo accostati in modi che Gregory Bateson direbbe dualistici, mettendo la morale da una parte, l'estetica dall'altra, la morale che fa parte della mente, l'estetica che fa parte del corpo, no? E riuscire a muoversi in modo diverso dentro questo, nel mondo, cercando di uscire da questi dualismi, è davvero molto, molto difficile. È difficile anche a che fare anche con la fatica di ripensare il tema politico che Franco richiamava, no? Siamo ormai obbligati a provarci, ma dobbiamo sapere che siamo un inizio, 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 inizio. Perché dico che siamo obbligati? Siamo obbligati perché tanto se guardiamo il tempo nel quale siamo ancora immersi adesso, che è il tempo della pandemia, l'esperienza del presente, del non poter non sostare nel presente è stata molto generalizzata, più di quanto mai sia stata nella storia, nella nostra storia da sempre. Perché è stata anche la sensazione precisa, anche se oscura, ma precisa, che mentre noi eravamo in questo presente inconcludente, in un tempo sospeso, ma presente e sempre presente, allo stesso modo questo stava accadendo a tutta l'umanità. Non che ce l'avessimo presente in modo, diciamo così, moralmente compiuto, anzi, la sofferenza per il dover sostare in questo assurdo presente incessante ha portato ad alzare muri, a pensare che intanto chi stava meglio pensava a stare ancora o star meno peggio possibile, che gli altri si arrangiassero, ma questo perché si avvertiva una pressione molto molto forte e una collettivizzazione forte di questa esperienza del presente, che è un'esperienza del presente che era già iniziata prima. Che comporta necessariamente una sensibilità estetica, un'accentuazione delle capacità di sensibilità estetica, in un senso che magari cercherò di dire un po' meglio anche dopo, perché io credo che la precipitazione in questo presente, uno dei paragrafi che ho scritto dell'articolo che richiamava Franco sulle case della comunità, è proprio sul presente, dove cerco, dico molto, molto, molto in breve, in poche righe, ma riprendo anche qui, che a partire da internet in avanti con un'accelerazione crescente incredibile, noi siamo nel mondo, siamo tutti precipitati molto di più nel chiederci allora che cosa facciamo qui e ora. Non si ha neanche il tempo di pensare qualcosa che già è tempo di pensare un'altra, e non soltanto in diciamo delle in tanti e al limite tutte e tutti. C'è questa accelerazione nell'interazione presente. Non possiamo non interagire, non possiamo non stare, non essere in relazione, e non possiamo non agire in questa intensità di esperienza quotidiana,
basandosi essenzialmente su una dimensione, sempre di più su una dimensione fortemente corporea. Come se guardo i miei nipotini che dicevo prima, in questi giorni, riuscire a parlare, a tenere un discorso un pochettino articolato per più di 30 secondi, già 30 secondi in certi momenti sono tanti, perché sono ormai abituati ad andare a una velocità di sensazione che per un vecchione come me è irraggiungibile. È un esercizio anche che considero, cioè, mi infastidisce per molti aspetti, non potrebbe che essere così, però contemporaneamente mi sento come dentro un esperimento, perché il futuro sarà sempre più così. Mentre adesso si dice questo 5G in Cina in particolare, stanno già sperimentando il 6G e dopo verrà il 7. Siamo ormai immersi dentro un mondo di interazioni incessanti, che poi sono interazioni mediate sempre più da immagini e suoni, quindi con i nostri sensi che vengono iperstimolati, i sensi vengono iperstimolati, anche ancora forse un modo di pensare che viene da lontano, perché si pensa che i sensi sono lì e qualcosa dall'esterno li stimola, che è un modo di pensare, diciamo, pre-bezzoniano, chiamiamolo così. I nostri sensi sono costantemente proiettati fuori. Diciamo così, che dal mio punto di vista almeno è sbagliato pensare che noi siamo lì e arrivano gli stimoli. Persino chi ha letto certe pagine di Bateson sa che lui mette l'accento anche sul fatto che persino coni e bastoncelli, occhi, sono in continuo movimento, no? Per esplorare il mondo. Se fossero fermi non arriva nessuna immagine, arrivano le immagini così come con le mani, quando facciamo con le mani, quando le passiamo su una superficie e ne traiamo la sensazione che c'è rugosità, non rugosità, molle, duro, eccetera, è perché lo afferriamo noi con i nostri sensi. I nostri sensi sono attivi, vanno in cerca. Noi viviamo molto più fuori, proiettati fuori, di quanto normalmente siamo abituati a pensare come occidentali moderni, che pensiamo che tutto poi si riassume in un qualche punto qua dentro. Siamo, come tutti i viventi, proiettati potentemente fuori il mondo, e noi umani, in particolare, molto di più, perché siamo proiettati al di fuori anche con l'immaginazione, con il pensiero, con l'anima, non so, chiamiamolo come vogliamo, e sempre attraverso i sensi, no? Inevitabilmente. Quindi noi siamo fortemente proiettati in un mondo iperestetico, e ci arriviamo però con un pensiero che da secoli si è formato a separare morale, l'estetico, il pensiero e la percezione, e questo ci crea moltissime difficoltà. Non è neanche semplice dire che fare. Intanto cerchiamo di cogliere il problema. Fino a quando continuiamo a pensare che questa situazione non è ancora sotto controllo, e poi dopo invece quando lo sarà, eccetera, semplicemente inseguiremo l'impossibile, assolutamente. Il tema estetico, come diceva, mi è entrato dentro, ho cominciato a sentirlo come importante, esattamente proprio anche in termini politici. Io ho fatto molta politica negli anni 68-70, per tutti gli anni 70, per una prima parte degli anni 80, ho giocato moltissimo anche come tanti di noi, della mia vita, rimanendo anche molto scottato per molti aspetti, imparando anche moltissime cose per altri,
E però credo, io così ci sono entrato, ecco, sia personalmente sia politicamente, ma non sono mai stato separato. E da questo punto di vista, la prima cosa che volevo sottolineare, che ho, semplicemente ripetendo cose che ho già detto, è esattamente questa, è la sfida di stare nel presente delle relazioni. Te, che non vuol dire stare. Ci sono Bisogna. problemi, Se non non si possiamo. sente bene. Adesso cambiamo la... Come si fa a cambiare Si è fermato? C'è stato un blocco? C'è stato un blocco? Sì, un attimo, Sergio. Sergio, la tua voce andava e veniva, allora adesso stanno provvedendo, credo. Ok. È un effetto voluto. Sergio, adesso stiamo andando per la seconda. Sergio, ci senti? Ci Sì, ci sentite siamo. adesso? Sì. Sì, scusa, abbiamo cambiato la connessione internet perché quella non funzionava tanto, ne abbiamo messo un'altra, speriamo che questa funzioni meglio. Ritorno, ma tipo proprio un minuto del tuo discorso, quando hai cominciato a parlare delle relazioni, proprio un attimo. Ci siamo solo persi 30 secondi del tuo dire. Se vuoi. Adesso speriamo che questa connessione sia più stabile. Diciamo quello che cercavo di il primo punto diciamo cerco di sottolineare No, anche questa non va. la sua non Questa è la sua. È la sua perché la Manuela invece la vediamo. Questa è la sua perché la Manuela la vediamo. Anche la E Lucia. anche la Lucia. Si sente? Sì, Adesso sì. adesso sì, abbiamo, Sergio, pensiamo che, ci sta, che, pensiamo che anche tu forse hai qualche problema, perché adesso, prima siamo bloccati noi, però adesso abbiamo visto che ti sei bloccato tu perché gli altri si muovono, insomma, per cui siamo tutti un po' instabili, ecco, questo è molto ben Adesso mi vedete chiaro. fermo o in movimento? Adesso ti vediamo bene, adesso ti vediamo e ti sentiamo. Ma sai Sergio, credo sia un Speriamo. insegnamento. È molto Bensoniano No, questo. guarda Sergio, credo sia un grande insegnamento buddista della rete che non sa di farlo, che è l'invito all'impermanenza. Sì, è probabilmente, non lo sa, ma Non anche noi non sa. sappiamo, per cui in questo. Vabbè, fatemi un segno, se adesso si sente bene. Sì, adesso sì, adesso Perché funziona. può darsi che venga usata la mia, perché in casa da qualche parte ci sono i nipoti. Non so se stanno usando, non credo, ma controllo un secondo solo, che non si sa mai, eh. Succede sempre, ormai le reti sono piuttosto stabili. Però, diciamo che il fatto che le reti siano instabili è una umanizzazione della rete, perché sono instabili come noi siamo instabili, quindi anche la rete si sta No, umanizzando. no, no. No, pare di no. Diciamo che sono. Riproviamo, dai. Riproviamo. Io direi come, ma procediamo anche, interrompetemi anche, come vi dicevo, non ho preparato niente di sistematico, ho qualche idea fissa. Allora, dicevo, il punto forse che anche nella mia vita ho trovato e continuo a trovare, più difficile proprio, è la percezione del presente come dimensione temporale. Caratterizzata da una forte, da una incessante relazionalità di tutto con tutto, e che fatichiamo molto a cogliere perché per la nostra formazione profonda che abbiamo è molto legata all'idea che c'è presente, passato e futuro.
il presente e quello è il ricordo del passato, la preparazione del futuro, che presente, che passato e futuro sono immagini che creiamo nel presente. Non potremmo persino dire che il passato è, non c'è il passato, c'è quel che noi facciamo del passato, che lo facciamo nel presente. C'era un'espressione molto bella di un economista, sociologo, marxista americano, che era Paul Sweezy, che diceva: fare sociologia è il presente come storia. Non che c'era la storia e poi c'è il presente, sociologia in questo senso. Scusa Sergio. Fabile, ci siamo. Sì. Sergio, sì. Scusami, perché hai una connessione pessima. Sì. Sì. Ti si blocca. Dunque, faccio un controllo, perché ogni tanto, in effetti, ahimè, capita, ma potrei anche fare un'altra cosa. Perché sono in un punto della casa, solo che gli altri è popolato dai folletti e non posso cambiare. Vediamo un po'. No, in questo momento. Scusa, no, è perché è la prima volta che c'è, cioè, altre volte si connetteva sempre da un'altra stanza, dove evidentemente era vicino a lui. Ho messo in pratica, io devo dire, perché se toglie il video tutta la rete si concentra sull'audio. Se persiste che tolga il video e basta. No, qua la Lina suggeriva che se per caso, perché sicuramente hai problemi di rete, la prima volta, perché le altre volte dagli altri punti della tua casa non c'era questo problema. No. Però dice Alina, eventualmente, siccome c'è, togli il video e che così rimane meno. Cioè, la banda della rete non è più impegnata a scrivere il video e quindi l'audio ha più spazio. Io metto. Scusate. Sì. Un altro. Scusate. Sì. Possiamo. Sto facendo un altro tentativo. No, e basta che sia Sergio a spegnere il video. No, in realtà posso dire. Sì. Dibattito in corso. Piuttosto... Proviamo anche a spegnere noi i video. No, Lorena. Ma non c'entra nulla. Però non c'è altro. Non c'entriamo nulla. Va bene, fate come volete. Fare la banda anche sua, di Sergio. Comunque, aspettate che fa. Dici? Potrebbe essere. Vabbè, intanto che lo spenga lui, vediamo come va. Un momento che vediamo se c'è un. Momento. Siccome ho. Faccio questo tentativo, se riesce questo è fatta, eccolo qui. Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo e ti vediamo anche meglio. Ecco, allora, perché ho cambiato rete, siccome ho la saponetta, il modem di cui mi servo quando sono all'eremo. Perfetto. Che ha un'altra linea, e allora con quella forse riesco a... Speriamo bene. Perché in effetti in questo punto della casa la mia linea ogni tanto... Perché c'è di mezzo un bagno, e allora il bagno ferma un po' di...
Va bene. Eravamo arrivati, stavi dicendo che la sociologia, dicevi, no? Quando stavi dicendo... La definizione. Eh? La definizione. Il presente come storia. Ok. Diciamo, era Paul Suisi che diceva la sociologia è il presente come storia. È una formula strana, insolita, e però credo che un po' aiuti a capire, no? Percepire il presente non come immediatismo banale, no? Ma come un farsi davvero incessante, un farsi relazionale e un farsi di forme. Questa è l'altra parola insieme alla temporalità presente. La parola forme, per parlare di estetica delle relazioni, è importantissima nel senso di Bateson. Bateson aveva una specie di tic, diciamo, che ha impreso, che si vede in vari saggi, almeno in 2 o 3 punti diversi, riprende, o forse anche di più. O forse sono io che l'ho riletto tante volte ed era lo stesso punto, ma no, su cui sono tornato spesso, che è un po' questo. Quando lui in conferenze dice cosa significa pensare per relazioni? Per esempio, no? Fa l'esempio della mano, no? Molti di voi avranno presente questo. Se noi diciamo che la mano ha 5 dita, che è la cosa che ci viene più spontanea, guarda, questo vale anche, lo dico così, intanto pensiamo anche al bucaneve e al croco, questo vale anche per pensare il bucaneve, che da un... Non aggiungo nient'altro, lo lascio sullo sfondo. Parliamo della mano. Se noi parliamo della mano come una cosa che ha 5 dita, noi che cosa facciamo? Noi guardiamo le sostanze, gli oggetti, non guardiamo la relazione. E noi siamo molto abituati a pensare così. Diceva anche prima Franco, no, l'abitudine a reificare, cioè a dare forma, a credere che alle nostre parole corrispondono degli oggetti contornati e che ai nostri sostantivi corrispondano delle sostanze, ma corrispondano nel senso che dopo che vengano prima le sostanze dei sostantivi, che noi diciamo cane perché il cane esiste ed è quella cosa là, invertendo l'ordine causale, nel senso che soltanto dicendo cane che vediamo facciamo quel contorno. Noi siamo molto abituati a pensare per sostanze, che è un modo di pensare anestetico, cioè che non è sensibile alle relazioni. Per riuscire, portatevi a casa la mano e rifletteteci, e poi dà un'indicazione su come rifletterci. Provate a immaginarla come un punto da cui si diramano, dove ci sono 4 relazioni diverse. Questo è guardare la forma, non è guardare la sostanza. E accorgerci che la percezione della sostanza è un'attribuzione di un qualcosa a quegli spazi che ci sono dentro le forme, ma la nostra percezione è sempre una percezione di forme. È una percezione, per essere ancora più precisi nel linguaggio di Bateson, di differenze, ma dove c'è una differenza c'è relazione, che differenza è impensabile senza pensare relazione. Differenza è differenza tra, e il tra è relazione, c'è una differenza, altrimenti rischiamo di assolutizzare la differenza, come accade anche quando per esempio diciamo la differenza femminile, no? Nel linguaggio sembra quasi che sia una sostanza femminile, la parola differenza la facciamo diventare una sostanza, anche quella. Differenza è differenza da, differenza rispetto a, differenza, questo già Aristotele osservava questo, no?
la nostra percezione è costantemente una percezione di differenze, cioè di qualcosa di, potremmo dire, di astratto, se lo pensiamo in termini ingenui, diciamo così, no? In effetti è astratto, nel senso che abstrarre, no? Che si allontana dall'apparenza delle sostanze, diciamo così, ma è concretissimo, perché è così che avviene la nostra percezione quotidiana. Suoni, colori, odori, costantemente, quando i bastoncelli, i coni si muovono, il palmo delle mani, il tatto, tutti i nostri sensi, quando cerchiamo di sentire, c'è sempre qualcosa in movimento che cerca di tracciare delle differenze, cogliere delle differenze esistenti, ma contemporaneamente, inseparabilmente, tracciare quelle differenze, perché là fuori le differenze che in ogni attimo è possibile tracciare sono letteralmente infinite. Infinite. Non c'è nessuna differenza che ci viene incontro in quanto tale e ci costringe a essere colta così come chiunque la coglierebbe. La nostra sensibilità è esattamente questa, cioè è azione del tracciare differenze. Del tracciare differenze, che non vuol dire che, diciamo in modo anche, andando molto molto sul semplice, anche questo è un tema che richiamava Franco prima, noi siamo potentemente abituati a pensare per soggetto-oggetto. Difficile separare, cioè il soggetto sovrano e l'oggetto là fuori. È difficilissimo, perché quando diciamo se o le differenze ci vengono incontro oppure siamo noi che le tracciamo, o tutto è oggettivo o tutto soggettivo. Dovremmo smetterla quasi di usare questi termini, soggetto-oggetto, o comunque diciamo a riconsiderarli profondamente, perché ogni nostro gesto è una differenza che tracciata da noi, non nel vuoto, in un mondo che vive come il nostro mondo interno, vive tracciando differenze, facendo differenze. Vedete, però differenze, relazioni, forme, ci mette in tutto un modo di pensare che è un modo molto pratico, pragmatico di pensare. Ci costringe a pensarci come esseri viventi, al pari, per certi aspetti, poi con delle differenze, di qualsiasi altro essere vivente. Come qualcuno di voi sa, ogni tanto mi perdo a osservare le formiche e cerco sempre di pensare prima di tutto come siamo simili. Prima di tutto. Noi veniamo educati fin da bambini a dire qual è la differenza fra gli esseri umani e gli altri. E così, che è una domanda che sembra innocua, in realtà è una domanda potentissima, perché è tutta sulla differenza tra. Dovremmo sempre chiederci quali sono le analogie e quali le differenze. Le differenze sono differenze dentro le analogie, dentro analogie, non sono differenze in assoluto. E allora, se noi osserviamo, credo che sia un'esperienza che chiunque può fare facilmente, le formiche cosa osserviamo? Osserviamo che sono in azione incessantemente. Infatti lo diciamo, no? Anche i cinesi come formiche, come agire, agire, agire. Ma siamo così tutti noi. E prima ancora che le dimensioni del pensare più razionalizzate arrivino ad avere un barlume di legittimità, siamo già lì che facciamo, rifacciamo, rifacciamo, rifacciamo. E come facciamo, rifacciamo, rifacciamo? Per via di sensibilità. Su questo Bateson lo scrive anche in una nota, anche da qualche altra parte. Siamo fregati noi anche con la parola sensibilità, perché noi moderni occidentali, in larghissima misura, in larghissima maggioranza almeno, nulla è mai assoluto, siamo sempre ma diciamo nel canone maggiore, no? Per dirla
c'è un libro molto bello che già vi avevo richiamato, forse Il canone minore di Rocco Ronchi. Quindi non è che tutto l'Occidente moderno è tutto una cosa compatta, compatta. Diciamo, le tendenze principali vanno molto verso un'idea di sensibilità come passiva, che è un aspetto. Il patire, no, è chiaro, ma il patire è attivo, non è solo passivo, è tutte e due. E tutte e due. Per noi è quasi impossibile, quando diciamo una persona sensibile, immaginiamo che una persona che sa ricevere, che riceve intensamente, ma riceve chi cerca, chi agisce, non è che è un agire, il contemporaneamente, le due dimensioni sono inseparabili. E anche io ogni volta che dico sensibilità, cerco di fare una nota a piedi pagina per dire, oh, ricordati che non stai parlando di quella cosa che fin da bambino hai pensato normale, no, di essere sensibile a, no, come se prima ci venissero gli stimoli, come dicevo, e poi e tu sei lì che ricevi gli stimoli. No, si è in una proiezione costante e continua. Per cui da un lato, diciamo, c'è l'idea che tutto l'essenziale accade nel presente, e dall'altro che questo presente è un presente di forme, differenze e relazioni. Anzitutto, non di sostanze da capire, da spiegare, da prendere e poi ne facciamo quello che vogliamo, come siamo abituati, ma di differenze, relazioni in movimento costante che costantemente ci chiamano fuori, ma che siamo proiettati noi sempre costantemente ad essere il fare confronti più, meno, davanti, dietro, sopra, sotto, tutte parole che indicano, come vedete, dei posizionamenti pratici in quello che ci accade. E la sensibilità, chiamiamola così, andrebbe ripensata in termini che in una parola di Bateson, che è un po' forzato in un articolo che forse vi ho già segnalato, forse sarebbe più opportuno, diciamo così, che ci aiuta meglio a pensarla, il termine che è di origine più anglosassone, esiste anche in italiano, ma insomma da noi è responsività. Responsività, perché si sente dentro l'attitudine a rispondere, ma incessantemente. Ma se noi non cambiamo l'immagine di noi stessi, noi riusciamo a trovare la differenza tra attivo e passivo ovunque. Ci viene così spontaneo che non esiste una parola che squadri da ogni lato, animo nostro informe, come dice. Qualsiasi parola significa quello, la facciamo significare qualche cosa a seconda di premesse che ci vengono con una spontaneità talmente profonda che ci tocca continuare a ripensarla. Non esiste la parola che dice, ecco, diciamolo così e si capirà, però almeno cominciare a cambiare rispetto a una parola abituale, metterci in un'altra, almeno riusciamo a cogliere il problema. La parola responsività è presente in quella famosa per me, per gli amanti stretti di Bateson, diciamo, in una frase nella quale Bateson definisce appunto cosa intende per estetico. Attenzione, non dice estetica, dice per estetico intendo. Notate che dire estetico vuol dire entrare in una dimensione di esperienza. Se diciamo l'estetica, facilmente si va in una disciplina, no? In un sapere. Per estetico, tutto ciò che è estetico, per estetico intendo. La traduzione italiana è sensibile alla struttura che connette, e c'è la parola sensibilità. Nell'originale è scritto responsive, non c'è scritto sensitive. E se mai dovessero fare una traduzione di mente e natura, dove si trova questa frase,
forse sarebbe opportuno segnalarlo, il traduttore è un mio caro amico, che varrebbe più la pena metterci una faticosa nota a piedi pagina proprio per evitare gli equivoci che dicevo prima. L'originale è Responses to the Pattern Which Connects, that connects, se non ricordo bene, cioè that, ma dove pattern precisa subito dopo, attenzione, come voi sapete, la parola pattern è, insomma, ha tantissimi significati diversi, no? E quindi se volete pensarla come cerco, sto cercando di pensarla io, dovete pensarla come una danza di parti interagenti, no? Quindi sarebbe molto brutto tradotta così, ma uno potrebbe tradurlo come per estetico, intendo responsivo alla danza delle parti interagenti di cui si è parte, bisognerebbe aggiungere, no? Perché altrimenti si ricade di nuovo, la danza è là e io sono qua sensibile alla danza. L'estetico di cui stiamo parlando è un modo di stare, di agire dentro una danza più grande di te, alla quale devi essere pur sensibile, altrimenti muori. No, devi saperti regolare in quel tracciare delle differenze, che se sono quelle giuste, bene, se sono quelle sbagliate, hai una maledizione, ma non puoi non farlo. Tra l'altro c'è un passaggio bello in un saggio, in una parentesi, che spesso ragionava nelle parentesi, dice: tutto questo può essere descritto come un incessante tentativo errore, no? Tutta l'evoluzione, tutta la vita. E c'è un passaggio che dice prova ed errore. E dice, forse dovremmo dire successo ed errore, dice, c'è una parentesi, poi dopo smette di pensarci, ma è una parentesi secondo me interessantissima. Perché non è prova e poi vediamo, è quello che fai. Lo fai ed è già quello che stai facendo concretamente, non esistono prove, poi verrà la bella copia. Quella che chiamiamo la bella copia è essenzialmente l'ennesima prova, no? Non c'è mai la prova finale, c'è il risultato finale. Quindi l'altro aspetto, appunto, presente, relazioni, forme e dimensione attiva della passivo-attiva, perché non è mai solo, bisognerebbe veramente liberarsi del dualismo attivo-passivo, vedendo contemporaneamente i due lati, all'interno di danze interattive incessanti, come accade al bucaneve, al croco. Che cosa accade? Se noi vediamo come forme in una danza di interazioni incessante, accade questo, che si tenta tutta la vita, fa cose, e poi se le cose vanno male si cerca di correggere incessantemente, in un gioco che è un gioco di forme, differenze. Possiamo anche dire informazioni, anche qui badando a cambiare il significato della parola informazione. L'informazione andrebbe vista, come diceva Laboit, un biologo francese, come messa in forma, informazione, è l'azione del mettere in forma. Non è un bit che passa da un punto a un altro. Il verbo trasmettere per l'informazione vivente è un verbo sbagliato, che ci mette immediatamente e ci fa paragonare il computer. Tra un computer e un altro, e anche lì ci sarebbe da discutere, ma perché come abbiamo visto prima, l'informazione non è mica vero che si trasmette in modo così lineare come crediamo, no? Concretamente, ma lasciamo stare. Mettiamo pure una rete di computer perfetta in cui i bit passano, ma quelli appunto sono fra loro, come se funzionassero senza di noi, cosa impossibile, ma quella sarebbe quella informazione che si trasmette da A a B. La informazione che
fa parte del che nutre la dimensione estetica, la sensibilità, la struttura che connette, o la responsiveness, la responsività alla danza interattiva, alla coreografia della danza interattiva di cui siamo parte, è un'informazione, è una messa in forma costante, continua, un'informazione che crea, ricrea. E ogni nostra azione, ma ogni azione di un qualsiasi punto del vivente, nostra tutti i viventi, ogni azione, le azioni che si fanno attimo per attimo, come fanno, come vediamo fare le formiche, quel non poter non agire, quelle azioni non derivano mai da congetture, da pensate intorno a come è fatto il mondo, e dopo si agisce immediatamente. C'è una immediatezza dell'agire, che è un tracciare differenze, immediatamente, e sulla base di informazioni, potremmo, chiamiamole ricevute, come diceva giustamente Maturana, Varela, come ci hanno insegnato loro a pensare, arrivano delle turbative, non arrivano delle informazioni. Arrivano sensazioni, sconvolgimenti, arrivano traumi, arrivano sommovimenti, fastidi, disturbi di vario genere, ai quali non possiamo non reagire, non possiamo non poter non, è una dimensione, come sapete, primo assioma della pragmatica della comunicazione, no? Non possiamo non comunicare, ma c'era una premessa ancora che diceva Slavik e gli altri, no? Il comportamento, possiamo non comportarci? Non è possibile. Finché siamo vivi, e chissà dopo, è difficile dire per il dopo, ma intanto diciamo, non possiamo non agire, no? E quindi non possiamo non. E il non poter non è una dimensione dell'agire che, per tornare ai inizi, a noi moderno occidentali sfugge profondamente, ma profondamente. Noi siamo sempre alla ricerca del punto a partire dal quale potremo finalmente controllare il comportamento e farlo così come noi vorremmo che fosse, giusto, sano, distinguere quindi il sano, il malato, quello che va, così possiamo fare solo le cose belle, sane, eccetera, con delirio di onnipotenza, no? Che fa parte profondamente dei nostri riflessi più comuni. Quindi quando parliamo dell'estetica delle relazioni, dal punto di vista perlomeno bergsoniano, io credo che parliamo di questo nostro essere immersi costantemente in danze interattive che sono più grandi di noi, di cui siamo parte, che qui spesso riparte l'immagine del sensibili A come se fossero, ma mentre noi siamo sensibili, sono sensibili dall'interno di queste coreografie, e quindi concorriamo a farle e rifarle incessantemente, cosa credo molto di più. Voglio anche dire una cosa, nell'insistere molto sui limiti del pensiero nostro in quanto moderno occidentale, non sto tessendo l'elogio di altri pensieri, anche questo è un altro movimento molto moderno occidentale, quello di dire, ma se non va bene questo prendiamo un altro, facciamo come i cioè, ci sono sempre dei popoli che o di un passato che faceva cose, è un altro modo per fuggire il presente. Noi siamo, chiamiamo così, ovviamente molto schematico dire siamo moderni occidentali, e come se fosse una roba, in realtà è una cosa molto complessa, in cui ci sono dentro quei modi di pensare, ma c'è dentro anche quei modi, adesso che cerchiamo di praticare, credo e spero anche qui e ora, ci sono anche questi che cercano di misurarsi in modo diverso dal punto di vista di quello che Ronchi chiamerebbe il canone minore, con le nostre stesse abitudini. Noi siamo tutto questo, ecco, quindi non sto dicendo buttiamo via questo perché non va bene e ne cerchiamo un altro. Ripeto, questo dualismo è molto occidentale, come diceva un grande maestro buddista
che era Nagarjuna, no? Che diceva il vero, il maestro di non dualismo insegnerà ad alcuni il non dualismo, ad altri il dualismo. Il non dualismo è un dualismo davvero, non è per qualche cosa che dice, dice ah, allora adesso ho capito che invece di fare questo qui siamo, e con quello che ci accade, con quello che sentiamo, che viviamo, con il presente in cui siamo immersi, noi abbiamo a che fare nel bene come nel male, sempre, ecco. E l'ultima cosa che accenno, e poi dopo magari meglio se ne discutiamo un po', è che forse un aspetto anche più delicato, ma interessante, ne parlava, credo, sarebbe stato bello parlarne in diretta subito con un padre Danilo, che ha, quando parlava di molti aspetti della vita, anche di San Francesco, o del come noi ci raccontiamo la vita di San Francesco, ben inteso, che è sempre di questo, che è questo. Un altro dei nostri riflessi, diciamo, da tenere a bada, è quello di... che è contenuto in quella famosa frase che viene sempre spesso ripetuta, Dostoevsky, la bellezza ci salverà, no? E la dimensione estetica, quindi la bellezza, eccetera. È un aspetto abbastanza enorme in realtà, ma problematico, credo. Intanto la parola più problematica è salverà, no? Il tema della salvezza è un tema immenso che però andrebbe anche questo smontato, no? Perché bisogna intendersi con questo, ma comunque può esserci bellezza senza bruttezza? Evidentemente no. C'è un passaggio anche qui di che da qualche parte che me l'ero segnato, ma prima lo trovavo, lo cercavo, non lo trovo, lo riprendo così, di Gregory Bateson, dove lui si dice, ma certe opere d'arte brutte, che sono anche, che vanno persino anche alla ricerca intenzionalmente del brutto, che non siano delle forme di correzione di errori che noi facciamo. Cioè anche il bello brutto non deve essere preso come, non deve essere moralizzato. Il bello è buono, il brutto è cattivo. Sarebbe cadere per l'ennesima volta nel dualismo, nel normale, del patologico, della bellezza come univocamente bello, come fosse una sostanza totalmente isolata che una volta ci entra, che ci inoculata con un vaccino, no? ci salverà. La bellezza chi è? La bellezza non dimentichiamo che è un sostantivo, no? E il rischio di pensare alla bellezza come a una sostanza e non come a una parola che ci rimanda a una complessità di esperienza, al sentire complesso, la completa nostro sentire, è un'altra delle possibili trappole in cui rischiamo di incorrere. Quando padre Danilo, parlando di San Francesco, insisteva a dire sulle varie ricerche sulla letizia, no? Che cosa è perfetta letizia? Faceva questo elenco infinito di cose, che persino di cose che chiunque avrebbe detto belle, no? Se riuscissi a convertire tutti, cioè, ma non è. Io credo che ponesse questo problema, no? Che è il riuscire a pensare al tema della bellezza come un tema, diciamo, per semplificare molto, un tema complesso, niente affatto semplice. No? Dire adesso quella bellezza ci salverà, dunque facciamo.
è la bellezza dell'interagire costante, che non è semplice, che si conquista con fatiche, che non è una bellezza che ci salva, che è quello che credo cercasse di dire Gregory Bateson in un confronto con il famoso psicologo e anche educatore, che era Carl Rogers, un confronto che ho ripreso nella prefazione che avevo scritto per il libro di Rosalba Conserva sul Bateson dell'educazione, che si chiama La stupidità non è necessaria, a proposito di stupidità, Franco. Quindi c'è, nella prefazione a quel libro ho ripreso quel confronto con Rogers, proprio perché si parlava del tema educativo. E qual era la differenza su cui insisteva Bateson nel confronto che ebbe dal vivo? Rogers aveva invitato a discutere con lui varie persone, diciamo, eminenti, e con Bateson cercava di dirgli: vedi che siamo d'accordo, che diciamo la stessa cosa, perché diciamo questo, diciamo quello, tutto il tema delle relazioni, eccetera. E diceva, Bateson diceva, come teneva molto più al rigore che agli accordi facili, diceva, ma io sono un po' un animale un po' diverso, c'è una cosa del genere, no? Rogers si dice, dunque, come funziona l'educazione? Funziona così, 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 in tutti i modi complessi, poi agirà e dopo vedrà se ha avuto successo quel suo modo di pensare. Dice, no. E adesso non diceva testualmente così, sto io traducendolo molto malamente per semplificare. Io non mi pongo troppo il problema del dopo, di che cosa accadrà se io faccio questo, qual è il modo più efficace per ottenere i fini che io mi propongo. Io mi chiedo come stare al meglio possibile nel presente, e invitava sempre a dire, i grandi maestri dicevano, se osserviamo come agivano, non stavano nel contesto. Il contesto, il contessuto di cui noi siamo un filo, e basta, ma un filo, quindi non nulla. È sempre una danza di parti interagenti più trascinante di noi, che ha che pensa, o tra virgolette o non tra virgolette, vedete voi, ma insomma, magari ne parliamo, se credete, in modo molto più complesso di quanto possa io, filo, pensare. Il tema è come stare nel contesto presente, non come utilizzare il pensiero o bersoniano o quello che è, per poter ottenere degli scopi dopo, corrispondenti a quello che io desidero prima. Il mondo, in contesti, la sanno molto più lunga di me, comunque, nel bene come nel male. E trarne il meglio o il peggio viene dalla sensibilità alle relazioni presenti, non dall'aver capito non poter utilizzare quello che accade per farlo corrispondere ai miei desideri. Per certi aspetti questo delude molto l'occidentale, il moderno occidentale, che invece pensa sempre a come modificare secondo una prospettiva predefinita, e quindi da questo punto di vista è deludente, ma per altri aspetti invece è un grande guadagno. È difficile, perché si tratta di organizzare anche tutti i processi formativi in modo diverso, formativi anche dei formatori, no? Come presenze, come sensibilità al presente, a quello che sta accadendo nel presente delle relazioni, delle interazioni. Ma concludo, io credo che a questo siamo chiamati, volenti o nolenti,
perché ormai la velocità vertiginosa delle interazioni planetarie sarà sempre più proiettata nell'immediatezza del presente. E a questo noi siamo molto poco preparati. Può essere che a questo siano molto più preparati gli orientali, non necessariamente nel bene. I cinesi in questo sono molto più bravi di noi. Quindi non sto dicendo che, ripeto, che c'è un altro luogo salvifico. L'invenzione della storia come passato, presente e futuro, che siamo arrivati noi e faremo il futuro come noi crediamo che sia meglio, giusto, eccetera, questo è profondamente in declino. E la sensibilità come responsiveness, come responsività all'interazione costante, incessante, continua, sarà sempre più richiesta, come dire, per sopravvivere, per evolvere. Credo che le ultime generazioni, questo, siano già immerse nel bene come nel male, non voglio dire bene o male, ma siano già profondamente immerse in questo. E così sarà sempre di più, perché ormai la velocità a cui la mente, intesa come Bateson, come intende Bateson, la mente planetaria, sta, la velocità a cui sta funzionando per noi esseri umani, è crescente, lascia sempre meno tempo di fermarci, vediamo dopo, il dopo è già cambiato, è già ora di... No. Ma mi ero segnato due o tre cose, ma adesso basta così perché ho parlato troppo. Nel frattempo ha sempre funzionato la linea? Sì, ha funzionato perfettamente. Allora vedete. Sta ponente, noi abbiamo che noi siamo passati dalla quella più strutturale alla saponetta. Cioè la precarietà funziona in questo caso, Non va semplificata, ma purtroppo qualche volta funziona. È interessante quello che hai detto, anche perché ci sono tanti di quegli spunti poi da discutere, sviluppare, che ovviamente questo ci impegnerà almeno i prossimi seminari, insomma, di stare sul tema. Io non ho detto, c'è un punto che mi ero segnato, ma che non ne parlo, lo dico solo il titolo e la connessione, e la, poi dopo con chi c'era almeno l'altra sera, con padre Danilo. Non ho mai toccato la parola fraternità in questo. Il punto che è stato sempre implicito è quello di Don Danilo dice, padre Danilo diceva, fratelli tutti, diceva San Francesco, ma poi tutti i reali erano quelli con cui vieni in contatto. I tutti erano quelli, e devi saper riconoscere il tutti in quelli, no? In quelli con cui concretamente si interagisce. E quindi la dimensione estetica, non a caso Francesco insisteva sulla Letizia, cantava, aveva imparato dalla madre a cantare e chiedeva ai confratelli anche di cantare, no? Cioè, c'è una dimensione proprio anche estetica profondissimamente vissuta come parte della vita, non come aggiunta, come divertissement, no? Che ha a che fare con l'interazione presente, con il presente della relazione. Estetica in questo senso, basta, non ho... ho già detto troppo. No. Hai dato molti stimoli per dire ancora, credo, che poi naturalmente... Ma volevo riprendere il secondo paragrafo del Tao Te Ching. Quando la gente considera belle alcune cose, le altre diventano brutte. Quando la gente considera buone alcune cose, le altre diventano cattive. Essere e non essere si creano a vicenda. Difficile e facile si sostengono l'un l'altro. Lungo e corto
si definiscono a vicenda, alto e basso dipendono l'uno dall'altro. Prima e dopo si susseguono, ecco perché il maestro agisce senza fare niente, insegna senza dire niente. Le cose si presentano e le lascia venire. Le cose svaniscono e le lascia andare. Ha, ma non possiede. Fa, ma non si aspetta niente. Quando la sua opera è terminata, la dimentica. Ecco perché dura per sempre. E credo che senza avere questa filia nei confronti del pensiero orientale, credo che questo un po' rappresenti una modalità poi concreta attraverso cui noi abbiamo usato spesso in questi anni l'espressione agire serenamente impotenti, no? Il capitolo, il paragrafo 3 del Tao Te Ching si conclude proprio con questa cosa qua. Pratica il non agire e ogni cosa andrà a posto. C'è una paradossalità, quello che tu richiamavi anche, no? Siccome non si può non agire, anche il non agire è una modalità paradossale dell'agire stesso, quello che permette che le cose vadano a posto, ma naturalmente potrebbe essere una semplificazione se naturalmente non facciamo le cose che poi, adesso tra un po' faremo anche la pausa caffè caffè e carnevale. Mi spiace per le persone che non sono presenti, sono, non possiamo trasmettere in tridimensionale. Se avete una stampante tridimensionale potremmo fare anche la prova, ma non credo funzionerebbe, no? E questa, dopo questa pausa credo ci siano tanti elementi sui quali approfondire a partire dalla realtà della vita quotidiana, dal vissuto delle persone nel qui ed ora di questa giornata, che poi ci porta anche a cioè, sì. Vedo che qua c'è Vanna che tra l'altro ha preso molti appunti, quindi saprà focalizzare alcuni punti di discussione. Sta diventando un'allieva diligente. Bene. Sono come si chiama quel fiore di cui parlavi prima? Troppo. Sono come un troccolo a prima Troppo. Era un comico di tanti anni. Troppo. In inverno, quindi in attesa della primavera, no? Questa perenne. Volevo solo concludere questa prima della pausa con tra le tantissime sollecitazioni. In questi giorni ho ripreso in mano questo testo e allora una frase, secondo tu avevi parlato, eccolo qua, appunto siamo qua con il testo insieme e anche tra la storia della mano, no? Quella di l'amore di Bezzo sulla mano, le dita, no? Quando dice noi vediamo le mani ma non vediamo la relazione, hai parlato tu prima, no? Vediamo le dita, ma non vediamo la relazione tra le dita, no? Allora, è questa frase che mi sembra bella, è sempre sorprendente quando ci si decide a meditare un po', scoprire la differenza tra pensare alle cose e pensare alla relazione tra le cose. Questo ha molto a che fare con il sacro. Ecco, quindi volevo chiudere con questa, mi sembra così anche questo aspetto che sintetizza alcuni, una buona parte di tutte le cose che tu hai detto e va bene. 15 minuti di pausa. 15 minuti di pausa e ci ritroviamo dopo. Sì.